Arab, questi erano Cola Pesce di Martino e Carmen Consoli. Siamo bella, però mi è piaciuta, e tra l'altro era anche abbastanza in tema con il discorso che stiamo per fare. Si andava nello spazio, esatto, parlava di studenti, quindi ci stava. E abbiamo al telefono la maestra Maria Lucia D'Alessandro. Buongiorno a voi. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta il telefono oggi fa un po' le bizze, la diciamo. Tecnologia rema contro di noi, ma ce la possiamo fare sempre. No, la tecnologia deve aiutarci. Esatto. Ci ha aiutato tanto in questo periodo. Esatto. Ed è proprio questo, insomma, che allora facciamo prima una piccola introduzione su di lei, anzi su di te. Scusa, avevo detto che ti do del tu. Allora, innanzitutto, in che scuola sei? Che tipo, cioè, che bambini hai? Di che età allora, hai? Così ti inquadriamo. Io insegno da tanti anni la scuola primaria. Sì. Negli ultimi 10 anni sono in servizio presso l'Istituto Comprensivo Marco Polo di Roma, okay, zona borghesiana. Mm-hmm. E la mia classe è una classe terza, la famosa terza B. Sì. Quindi sono bimbi di 8-9 anni. E li seguo dalla prima. E ho conosciuto il progetto di Sara l'anno scorso e ho colto subito la palla al balzo, perché i bimbi si sono dimostrati subito interessati, perché comunque bisogna attivare una didattica diversa per questi bimbi, perché certo, sicuramente i bimbi di oggi non sono quelli di 10 anni fa o come eravamo noi, ecco. Certo. Quindi la tecnologia mi ha aiutato. Prima di entrare poi nello specifico nel progetto dei Biscotti Lab e dell'Omino delle Stelle, io volevo proprio approfittare del fatto di poter parlare con te, che sei addentro al mondo della scuola, per capire come hai affrontato questo periodo e che tipo di risposta hanno avuto i bambini. Raccontaci un po' dal tuo punto di vista. Noi abbiamo il punto di vista degli operatori della comunicazione e di genitori, devo dire, ma vogliamo capire invece da parte vostra com'è andata. Beh, diciamo, è stata una cosa assolutamente improvvisa, inaspettata, ci ha trovato tutti un po' spiazzati. Anche noi docenti abbiamo dovuto riorganizzare le attività, quindi ci è voluto anche un po' di tempo. Contemporaneamente mantenere i rapporti con i bimbi, che anche loro, poverini, si sono ritrovati da soli a casa, da soli, insomma, con le loro famiglie, senza di noi, che comunque, soprattutto in una classe a tempo pieno come la mia, siamo un loro valido punto di riferimento, certo, quotidiano, siamo insieme 8 ore, quindi per loro ritrovarsi all'improvviso senza le maestre non è stato facile, come non è stato facile per noi. Quindi ascoltate tutte le direttive sia del dirigente che del ministero, naturalmente abbiamo riorganizzato le attività, che sicuramente non sono state le stesse della didattica in presenza, è normale. La didattica in presenza comporta il contatto fisico, il contatto umano con i bambini, stare vicino a loro, l'abbraccio, il sorriso, che comunque sì, può esserci attraverso uno schermo di un computer, ma è tutto più freddo. Ecco. Certo. Ecco, maestra, a proposito di questo, credi che ci saranno anzi delle ripercussioni su questi bambini che non hanno avuto contatto fisico con delle persone diverse dalla loro famiglia per il prossimo futuro? Oddio, noi ci auguriamo di no, però alcuni genitori ci hanno detto che alcuni bimbi non è che abbiano reagito bene a questo nuovo stato di cose, quindi con notti insonne, risvegli improvvisi, sicuramente i bimbi più sensibili, più emotivi ne hanno risentito. Ci auguriamo che in futuro non ne risentano più, noi abbiamo cercato di stare il più possibile vicino a loro, rimodulando tutta la didattica, tutte le attività. Ci auguriamo che non dobbiamo riprendere a settembre, però sembra che i presupposti purtroppo ci siano, e almeno per un tipo di didattica sia in presenza che online, però vediamo, dobbiamo aspettare purtroppo. Come hanno reagito i tuoi bambini a questa cosa? Come... No, sono stati contenti, comunque loro sono nativi digitali, quindi esatto, per loro il mezzo elettronico è quanto di più naturale possa esserci, al contrario di noi, almeno per quanto mi riguarda, insomma, che sono un po' avanti con l'età. E quindi diciamo che sicuramente si sono adattati facilmente. All'inizio, vabbè, ci si divertiva, insomma, loro non erano abituati a vederci nello schermo, noi tutti insieme, però piano piano, diciamo, le attività sono iniziate in maniera regolare, abbiamo completato il programma, che poi non era la priorità, certo, completare il programma quest'anno, però diciamo sono stati tutti molto diligenti, sono stati molto seguiti dai genitori. Senza le famiglie non avremmo mai potuto
fare quello che abbiamo fatto. Loro sono stato il nostro cardine, il nostro punto di forza, il nostro tramite tra per loro, insomma. Beh, diciamo, il punto è proprio un po' questo, nel senso che la difficoltà della didattica a distanza magari non è tanto nell'impegno che sicuramente gli insegnanti ci mettono e nella capacità anche dei bambini, è che purtroppo dipendono anche, soprattutto i più piccoli, da un aiuto che non sempre ci può essere. Questo è il problema. Esatto. Un aiuto anche proprio a livello materiale, fisico. Certo. Cioè, certo. In prima elementare io non ricordo minuti consecutivi passati seduta alla cartella, esatto. Non mi ricordo, perché siamo sempre fra di loro a guidare la loro manina, dietro di loro, a dare loro sicurezza, a dare loro una carezza, perché è così, ecco, che penso. Esatto. E tornando invece all'idea di Sara, questa che poi insomma in realtà l'abbiamo avuta un po' insieme, lei me l'ha proposta e noi abbiamo deciso di seguirla sicuramente. Questo omino delle stelle che a un certo punto si è presentato a questi bambini, che reazioni hanno avuto? I bambini sono stati felicissimi. Premetto che come programma di terza abbiamo proprio il testo narrativo fantastico e realistico, quindi ho approfittato subito dell'occasione che ci ha dato Sara di poter inventare storie su questo omino, li ha affascinati. Insomma, io ho dato un certo periodo di tempo, invece dopo 2-3 giorni mi sono arrivate tutte le storie inventate da loro, sono stati fantastici. Le hanno anche audio registrate, sì, perché sono oramai abituati a fare questo tipo di recensione. Le hanno registrate e hanno fatto anche i relativi disegni, sono stati veramente eccezionali, veramente, davvero. Infatti noi abbiamo deciso di mantenere, diversamente dall'idea iniziale che coinvolgeva un attore o in realtà un lettore speciale, abbiamo deciso di tenere invece le loro voci, perché ci sembrava più bello e più vero, no? Da un certo punto di vista, quindi era anche bello, sì, è anche bella un po' la difficoltà di l'emozione, ogni tanto il fermarsi, ci piaceva proprio questo, per cui Sara mi ha detto: ma vogliamo tenere i bambini? Io ho detto: teniamo i bambini, perché è molto molto carino. Senti, ci puoi dire? Sara è una persona molto carina, molto disponibile, hai ragione. È sempre pronta, qualsiasi messaggio le si invii, la risposta è immediata, sempre collaborativa. E poi, ecco, con questo progetto la mia classe ha guadagnato tanti libri, noi siamo felicissimi, perché comunque a far appassionare i bambini di oggi alla lettura è difficilissimo. E con questo progetto dall'anno scorso veramente siamo tutti felicissimi, entusiasti veramente, perché loro mi chiedono di leggerne altri e bello, non l'avevo aspettato. Anche solo per fare la recensione audio, però insomma, si fisica i mezzi, no? Quindi sì, va bene, certo. C'è un libro che li ha colpiti particolarmente? Sono curiosa, da quelli che hanno letto. Il libro che più, diciamo, che li ha appassionati tanto è stato un libro di un autore contemporaneo, che si chiama Riccardo Gazzaniga. Sì, certo. Abbiamo toccato le stelle, come no? È venuto a scuola da noi, l'abbiamo incontrato, abbiamo fatto l'audio recensione inviata ai biscotti, lui l'ha anche ascoltata. E poi è venuto per un progetto, appunto, che si svolgeva nella scuola secondaria di primo grado, e l'ho incontrato. Loro si sono appassionati tantissimo, perché comunque il mondo dello sport, i bambini, certo, diciamo, loro lo conoscono bene, però le storie, i messaggi che voleva inviare, ogni singola storia, è stato veramente bello, nonostante loro siano piccini, però il vederli proprio appassionati in silenzio, che ascoltavano, il fatto che poi il pomeriggio loro andassero su internet a trovarsi le immagini di quello sportivo, di vedere la storia che c'era dietro, è stato veramente, quello li ha coinvolti. Però in generale, diciamo, i libri anche che appassionano questi bimbi, ai quali siamo appassionati, sono stati quelli di Gianni Rodari, certo, di cui quest'anno appunto ricorre il centenario, e lui è sempre attuale. Sì, funziona sempre tanto. E, senti, due parole sulla storia di Greta che andiamo a sentire, ce le vuoi dire? Sì, praticamente appartiene a questo progetto. Greta è una bimba eccezionale, molto sensibile. Diciamo, ha messo tutta la sua sensibilità e la sua insomma la sua iniziativa personale nel realizzarlo. Adesso non ricordo in particolare
Perché io non ho letto Eventi, quindi certo. Ma anche io a un certo punto ero un po' confusa, perché sono arrivata alla fine dell'ascolto, erano tutte nella mia testa, però questa mi aveva colpito, quindi sono contenta di poterla riascoltare. Giovanni, tu hai una domanda? Sì, volevo sapere, sempre a proposito di esperimenti, dato che appunto noi facciamo di tutto per portare i grandi alla lettura, Sara e voi maestre fate veramente i salti mortali per portare i libri a scuola e poi la reazione è immediata di interesse dei bimbi. In questa situazione, qualche bimbo monello, qualche bimbo che magari in classe faceva veramente il panico o il diavolo a quattro, si è trovato, è mutato con la situazione diversa, magari in meglio, magari in peggio? C'è stata... Sicuramente meglio, sicuramente meglio. Premesso che, ringraziando il cielo, non abbiamo bimbi esageratamente vivaci. Okay. Però diciamo anche il bimbo più chiacchierone, più vivace, perché noi dedichiamo anche spazio alla lettura ad alta voce. Esatto. O leggo io o leggono loro. E quindi il rispetto anche dei tempi della lettura, al momento dell'ascolto, al momento poi dell'intervento, è stato rispettato da tutti. E infatti, se la scuola non fosse stata bruscamente interrotta, avremmo fatto un laboratorio anche all'aperto. Noi abbiamo un grande giardino sotto la scuola e volevamo continuare, però speriamo di farlo l'anno prossimo. Siamo fiduciosi e ottimisti. Bene, bene. Da questo punto di vista, ma immagino che già lo sappia, esiste una casa editrice che si chiama Marcos y Marcos, che fa un meraviglioso percorso sulla lettura ad alta voce e la insegna e la spiega nelle scuole. Grazie. Perché io ero rimasta molto colpita all'epoca. Loro fanno sia dei corsi di formazione per adulti che diventano lettori, che poi vanno nelle classi e insegnano anche a leggere ad alta voce. Bello. È molto interessante. Ecco, mi riferisco agli ascoltatori che forse avranno pensato, sentendo il sommario, ma questi parlano di bambini, è una roba per bambini. Invece no, vedete che guarda caso si impara sempre dai più piccoli. Sì, guarda un po'. Assolutamente. È vero, è vero. Grazie mille alla maestra Maria Lucia D'Alessandro, quindi adesso grazie mille, davvero ci ascoltiamo. Benissimo, storia, assolutamente. Ci ascoltiamo la storia di Greta. Grazie. Arrivederci. L'omino delle stelle. C'era una volta un omino delle stelle. Lui non era un gran chiacchierone, ma un gran sognatore. Il suo sogno era di riuscire a contare tutte le stelle. I suoi occhi erano allegri e curiosi, naso e guance arrossate. Indossava una cravatta e degli stivaletti gialli. Ci teneva tantissimo al suo gran cappello pieno di stelle. Un giorno incontrò un licaone dello spazio. Il suo nome era Lucianone ed era un viaggiatore dei pianeti. L'omino delle stelle gli raccontò il suo sogno, quello di contare tutte le stelle, perché era innamorato della loro brillantezza. Lucianone, affascinato dal suo sogno, gli chiese se poteva accompagnarlo in questo viaggio. E l'omino accettò. Così avrebbe avuto compagnia. Iniziarono a cercare le stelle sul pianeta Saturno. La cosa strana era che giravano come fossero delle trottole. Lì c'era il guardiano Saturnino che disse loro che non sarebbero riusciti a contare tutte le stelle, ma sicuramente avrebbero avuto un bel gran mal di testa. Un po' delusi andarono via e arrivarono sul pianeta Giove. Lì c'era tantissima nebbia, infatti il guardiano Giovino disse loro che c'era troppa nebbia e non avrebbero visto neanche una stella. Ancora più delusi andarono via e arrivarono sul pianeta Marte. Lì riuscirono a contare milioni di stelle. Martino, il guardiano, suggerì loro di andare avanti e proseguire il viaggio, perché avrebbero incontrato altre stelle. Felici di questa scoperta, continuarono il loro viaggio e arrivarono sul pianeta Terra, dove mangiarono tantissimi petali di fiore, cibo preferito dell'omino delle stelle.
Passarono tanto tempo a chiacchierare e a mangiare che si fece buio. Un po' assonnati e stanchi, decisero di sdraiarsi su quel bellissimo prato. All'improvviso alzarono gli occhi e in su e videro tantissime stelle. E fu così che l'omino delle stelle capì che le stelle sono meravigliose perché infinite. Greta, 8 anni, terza B.